Ben ritrovati queste Funamboli, 7 gold. prima di tutto un saluto e un abbraccio ai 500.000 ragazzi che oggi hanno fatto la terza prova della maturità, noi stasera parleremo, torniamo a parlare di sicurezza, ma parliamo... Naturalmente, anche di quello che sta succedendo ai confini dell'Italia, Austria e Francia. Ci chiederemo se l'Europa fa muro, e in che modo. Se ci seguirete questa sera sentirete tante, vo tante voci. Però senz'altro scoprirete esattamente quali sono i rischi sanitari. Perché sentiremo un professore su questo. Se ci sono dei rischi sanitari, visto quello che sta succedendo in alcune città italiane. E poi cercheremo di scoprire anche cosa succede esattamente nelle nostre frontiere. Ci collegheremo anche. In alcuni di questi posti tanti ospiti importanti ma come sempre questa trasmissione inizia con chi lavora, che assiste alla trasmissione lavorando in studio abbiamo José Del Grande, giusto? Giusto. Merlettaia Italo-francese quindi stasera sì. lei è perfetta visto che parliamo anche di 20 miglia timidissima mi sembra Molto. nella vita lei fa la merlettaia cosa vuol dire? A tombolo. Ecco, per esempio cosa farà questa sera? Una biscetta Cos'è la biscetta? E una striscia dritta. Di diritta. Cioè praticamente una di queste strisce qui. Sì, da quant'è sì. che fa questo lavoro? Mi ha detto una ventina d'anni. 20 anni. Senta, ma è una cosa che le dà da vivere? No, assolutamente. Si fa per hobby, per passione. Ma ne... perché non... sempre meno persone lo fanno in Italia? Non ci sono più giovani. È una cosa che richiede passione, pazienza e perseveranza. E nessuno ce l'ha più queste qualità. Ecco. Ho oh, anche degli ospiti, eh, delle donne, ci sono anche gli uomini che fanno questa cosa, dei merlettai. Possono anche gli uomini. Ce vediamo l'attinenza a questo tema poi anche dei nostri ospiti. Intanto le chiederei di iniziare a lavorare così mentre andiamo avanti nella trasmissione vediamo questo lavoro che va avanti. Queste meraviglie hanno un valore alto, giusto? Alto, altissimo perché per esempio, richiede molte, molte ore di lavoro. Quanto ci vuole a fare un, un lavoro tre di tre mesi tipo? circa? Questo tre mesi circa, lavorando 3-4 ore al giorno. 3-4 ore al giorno. Va bene, allora non finiremo senz'altro questo in questa no, puntata. No. Però iniziamo subito, grazie. La facciamo lavorare. C'è la sigla e poi c'è la nostra copertina in rap di Valesse. State lì. Un programma in collaborazione con. Primi in Europa. Scegli la qualità dei farmaci Teva. Yes. Funamboli, tutti davanti al televisore, funamboli è come essere dal dottore. Questa sera è un'altra malattia, avete sentito i muri in Ungheria? Se, sì, sì, non abbiamo fatto progressi, dalla settimana scorsa gli argomenti sono gli stessi, i profughi continuano ad arrivare. E la gente si continua ad ammalare Sì, ho sentito qualcosa che mi ha fatto rabbia Qualcuno ha dato la colpa ai profughi, ha parlato di scabbia Sì, inizia una nuova trasmissione E questa sera proveremo a trovare una soluzione Gli ospiti sono le mie spalle Qualcuno vuole che i profughi vadano via dalle palle, scusa l'ho detto anche se sono in diretta, sì, sì perché sono diretto, esprimo il concetto e quando faccio freestyle con il microfono mi diverto, sì, sta per iniziare la trasmissione, Leandro lo vedo alla sinistra in posizione, sì, sta per incominciare, Leandro ti puoi avvicinare, sì, puoi entrare, yes! Allora benvenuti, benvenuto Valle, ti ho visto anche prima dell'anteprima, non mi hai presentato nel dettaglio gli ospiti? Perché sono già seduti, quindi dopo. Ah, inventati vi... una rima per ognuno, già che ti, se ti va. Ti va? Per dopo o adesso? Per, come facciamo dopo? Facciamo anche dopo. F facciamo eh. anche dopo. Allora, inventati una rima per ognuno. Ok, lo facciamo adesso. Non so, non so cosa viene fuori, un po' paura. No, lo facciamo dopo, dai. Lo facciamo dopo. Dopo che magari prendo spunti un po' da, da, da quello che succede e, e parlerai a... direttamente a loro. Perfetto, eh? ok. Va bene, grazie a Valès, grazie e stesaudoi nostri. Allora cominciamo a dare il benvenuto ai miei ospiti. Ho il piacere di avere in studio con me Marcella Germini, benvenuta, buonasera. 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 Profilo Steffi, benvenuta Buonasera. anche a te Stefania naturalmente. Buonasera a tutti, sempre dal nostro angolo social, come sempre aspettiamo le vostre domande, e i vostri commenti su Facebook e Twitter. Marestella Gelmini, avvocato, deputato di Forza Italia, siede in Commissione Affari Costituzionali, è stata durante il quarto governo Berlusconi, per la precisione dal 2008 al 2011 se non sbaglio, ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, è vicepresidente del gruppo di Forza Italia ed è anche coordinatore della Lombardia. E non ha passato un weekend in vacanza, cioè lei ha girato un po' Milano mi pare di aver sì, capito. È stato una, diciamo, un sabato dedicato alle periferie di Milano con tutti i consiglieri comunali i consiglieri di zona, abbiamo incontrato tantissime persone, abbiamo raccolto firme. Per una petizione per riportare l'esercito nei luoghi sensibili, abbiamo ascoltato i cittadini e l'emergenza sicurezza dico che diversamente da quello che pensa Renzi, non è un argomento agitato strumentalmente dalle opposizioni, ma è un problema perché la sicurezza non è garantita e i cittadini ce lo hanno rappresentato in maniera molto chiara. L'esercito nelle strade, fondamentalmente. Sì, era una nelle proposta... principali città italiane. Sì, in parte ci sono, eh, già eh, i militari. Ma uh, questi spazi sono stati mm. tagliati e quindi noi chiediamo che ci sia un rafforzamento dei presidi nelle zone più a rischio delle vediamo, nostre città. Poi ne parleremo più approfonditamente, vediamo anche se questa è la soluzione che pensano gli altri nostri ospiti. Per esempio c'è Laura Ferrara, buonasera, benvenuta. Buonasera. È eurodeputata del Movimento 5 Stelle. Profilo Stefi? Allora Laura Ferrara è eurodeputato del Movimento 5 Stelle per la precisione portavoce di M5S al Parlamento Europeo, è avvocato anche lei e eh, da sempre si occupa di diritti eh, civili, di diritti e questo è un po' il suo sogno anche che ha portato con sé in Europa. E siede nel Iure, che è una commissione eh, giuridica dell'Unione Europea, e nel Libe, LIBE si chiama Libertà Civili. Che giustizia libertà per Civili, i per e, le, appunto. Mi, diritti mi, umani. mi dà un voto eh, alla proposta dell'esercito nelle strade, poi la affrontiamo bene più avanti. Però voi che ne pensate? Bah, eh, insomma, è una proposta un po' forte. Vuol dire che automaticamente si incute anche un sentimento di insicurezza nei confronti dei cittadini. Cioè, l'esercito porta in sicurezza? Ma eh, a mio avviso, sì, i cittadini dovrebbero sentirsi liberi di circolare. Uh, senza, senza la necessità fucine... di un esercito, mm. Va bene, diamo il benvenuto anche agli altri ospiti, poi approfondiamo insieme Alessandro Sallusti. Buonasera direttore, benvenuto. Buonasera. Buonasera, Alessandro Sallusti. Che dopo molte esperienze in vari quotidiani nazionali, nel, dal 2010 è direttore del Giornale. E, eh, che però è un ritorno in realtà, perché nell'87 proprio da lì aveva cominciato. Si può dire con Indro Montanelli. Eh, proprio oggi, su, in prima pagina sul, giornale, sul suo giornale, pubblica un'intervista a Silvio Berlusconi. Che è la prima in cui fa il punto eh, sul presente e il futuro di Forza Italia. E Dice Berlusconi la leadership del centrodestra non è un problema all'ordine del giorno direttore, sei d'accordo? È così, cioè non è un problema all'ordine del giorno quello della leadership del centrodestra? S credo, eh, sì, eh, sono d'accordo per due motivi: uno, perché finché c'è Berlusconi in campo, eh, credo che il centrodestra abbia, eh, abbia lui come leader, e due, perché per bocca stessa di Berlusconi si sta costruendo un nuovo centrodestra più articolato o comunque diverso da quello attuale e prima di sapere che tipo di centrodestra sarà non è che si può decidere prima il capitano e poi la squadra, prima si fa la squadra e poi eventualmente una volta fatta la squadra si può anche decidere un capitano. C'è un partito invece che al momento un capitano pare averlo, che è Renzi. Lo rappresenta Francesco La in studio. Buonasera, benvenuto. Buonasera. È Buonasera. No? Si può dire che. È il mio segretario, quindi eh. mi rappresenta. Capitano. Profilo. È deputato del Partito Democratico, siede in commissione bilancio. Fino al 2013 è stato coordinatore cittadino a Milano del Partito Democratico. E, ehm, prima di approdare a Roma, però, è stato, ha insegnato economia politica in varie università. e eh, Diciamo che. Date le sue lunghe esperienze all'estero, dove ha viaggiato sia come studente che anche per lavoro, questo diciamo l'estero è quello che gli manca di più quando è chiuso nell'aula della Camera, tra gli schiamazzi diciamo, degli altri. Schiamazzi, colleghi. Ah, di sicuro. <ride> Perché gli schiamazzi? Chi è che fa più schiamazzi, per esempio? Beh, insomma, ci sono dei passaggi in cui più che dibattere, dibattere in aula, ce n'è uno più indisciplinato degli altri, si schiamazza. C'è uno più indisciplinato degli altri? Ma ce ne sono mascoli. diversi, sono stati anche espulsi eh, per, per allora, qualche giorno. Allora, quindi... chi senz'altro si fa sentire è la Lega Nord, si è fatta sentire con Pontida, tra poco vedremo alcuni spezzoni. Ieri nella Bergamasca, Annunzio Consiglio, benvenuto. Buonasera, senatore. Buonasera a voi. Appunto senatore della Lega Nord, un suo consiglio, eh, siede in commissione Industria, Commercio e Turismo. È stato o è ancora attualmente presidente del Padania Calcio e gioca nella mh, nazionale parlamentare. C'è cioè, però... anche la nazionale parlamentare. Sì. Qualcun altro gioca nella Nazionale parlamentari? No. no. La Forgia, lei. <ride> no, non sono un grande appassionato di calcio, niente. So dell'esistenza di questa nazionale. Perché siano anche molto bravi. Sì. abbiamo un dubbio perché abbiamo letto di una partita giocata tra il Padania Calcio e aspetta abbiamo e la una grafica grafica 1 regia fatto quotidiano così la chiariamo sta roba prego ecco. leggiamo padania padania contro nazionale rom agli ecco europei delle di nazioni non riconosciute ecco ha vinto la Pada il Padania Calcio poi ci spiegherà lei bene è stata una, diciamo, una partita combattuta molto sofferta da parte del Padania, però poi ha vinto contro la Nazionale Roma. Quindi la Padania e Roma allo stesso piano, piano senatore, almeno nel calcio. Ma eh, il calcio credo che sia uno degli sport più interessanti che può unire chi che sia. Sì. Però lì purtroppo non so cosa sia questa Padania Calcio, perché la mia Padania Calcio di cui io sono presidente, non ha partecipato. A nessuna manifestazione. E quindi la padagna di cui parlano: è abusiva. Eh? Una, padagna eh, abusiva. Clandest... una padagna abusiva. C'è una padagna abusiva. è quasi che è una padagna clandestina, insomma. Frig. Ma chi sono ecco. questi della padagna abusiva? No, no, guarda, se ti dico che mezz'ora fa mi sono documentato per sapere chi erano, eh, ho cercato di capire anche cioè, in che termini. c'è una padagna termine. abusiva che fa le parere contro i rom, almeno vince. Ma sai. Eh, <ride> La Juventus, la Juventus, ci sono parecchie squadre che si chiamano Juventus a tutti i livelli, per cui... No, ma poi la Padania insomma, non va più di moda neanche in Padania, no? Ma l'articolo 1 del, del nostro statuto parla ancora estremamente chiaro, anche se devo <ride> dire che il buon Matteo Salvini ha, diciamo così, interpretato... Alcune questioni politiche Dice... a livello nazionale, in un certo modo. Insomma, Lei usa un diverse. po' il politichese. La Padania non esiste più, cioè in, ci sono due partiti che poi si rifanno sempre alla Lega Nord. Diciamo e che, che stiamo... lavorano un po' da punti di vista abbiamo, in tutta Italia. Abbiamo un po' aggiornato il concetto sì, di Padania. C'è la pubblicità, subito dopo ripartiamo da qui perché vi facciamo sentire un, un breve pezzettino di Salvini e di Calderoli ieri a Pontida, poi lo commentiamo insieme. Ve lo dicevo prima, succederanno tante cose in questa puntata. State con noi, a tra pochissimi. A me fa piacere che oggi Papa Francesco a Torino abbia trovato il modo e il tempo di incontrare anche dei Rom. Sono sicuro che avrà incontrato anche dei torinesi esodati, cassintegrati, sfrattati o disoccupati. Ne sono sicuro e quindi non ho bisogno neanche di dirlo ma come notate sono di due tipi diversi uno è pieno che è quello per costruire il muro modello Ungheria per non fare i venire più uno è forato perché? perché come giustamente hanno detto la Boldrini e tanti altri personaggi basta muri no il muro lo facciamo questo è forato perché bisogna fare i punti perché ragazzi miei noi dobbiamo fare un ponte perché sennò da che parte passano per tornare a casa? Un ponte a senso unico per mandarli di là. Allora, direttore Allusti, abbiamo scelto questi due pezzi perché rappresentano eh, due passaggi importanti di quello che è successo ieri. Beh, innanzitutto c'è da dire che è una delle prime volte che il centrodestra, una parte del centrodestra, attacca anche se in maniera ironica il Papa, perché qua in qualche modo si fa ironia verso il pontefice o ho capito male io? No, voglio dire, non è che non si è mai discusso, non si è mai discusso delle, delle posizioni del Papa, Su, sulle posizioni di Ratzinger addirittura ci sono state discussioni che hanno attraversato il mondo e anche molto, molto dure, eh, eh, in, alcuni casi, in alcuni casi anche feroci. Diciamo che il Papa ha toccato un argomento eh, politico, perché ha toccato sia l'elemento... Come dire, parlando dell'ambiente poi eh, eh, ci sono dei passaggi anche molto forti sull'uso che il capitalismo fa dell'ambiente e, eh, e quindi è sceso lui nell'arena politica e giustamente come dire, si, discute di quello, eh, si discute anche di quello che dice il Papa. Ecco, eh, Marsera Gemini che ne pensa di questo e soprattutto qual è la differenza tra voi e la Lega dal punto di vista dell'immigrazione? Perché Tony mm. l'abbiamo sentito, cioè era il caso di fare un attacco ironico al Papa. Ma diciamo che io apprezzo di più Salvini quando attacca Renzi, il governo, la Boldrini, lascerei stare il Papa e forse questi, così, queste sue affermazioni, per quanto Sallusti non abbia torto, perché a Ratzinger davvero è stato riservato dei Sì, critiche molto più feroci. Però diciamo che a me non, io non apprezzo eh, il fatto di, mh, dentro un discorso politico, di attaccare il Papa perché credo che siano profili assolutamente diversi. Poi io parto da questo um, viaggio nelle periferie che sabato abbiamo fatto con uh, Forza Italia, con tutti i consiglieri e parto dalle parole di tante persone che ho incontrato. Ecco, se, se si derubrica il tema sicurezza ad un eccesso di Salvini, magari ai toni coloriti, duri, che la Lega usa e lo si liquida dicendo è strumentalizzato, non esiste, è una fissa della Lega, io credo che si faccia un grande favore a Matteo Salvini, perché eh, il racconto dei milanesi, ma direi dei lombardi, delle tante persone che vivono nelle periferie delle nostre città, eh, rimandano ad una vera e propria emergenza sicurezza. E qui io non voglio attaccare Pisapia perché non è superfluo, ma certamente la ricetta della sinistra ha fallito. Quindi, qual è la differenza tra noi e la Lega? Non è una differenza sostanziale, è una differenza di toni. Dal punto di vista della sostanza, tutti condividiamo la necessità di affrontare in maniera rigorosa il tema dell'immigrazione, con riferimento alla sicurezza. Oggi bisogna dare delle risposte concrete attraverso la capacità di stanziare mezzi, uomini, per fare in modo che la percezione della sicurezza torni ad essere un qualcosa sul quale i cittadini possano fare conto. Oggi non è così, la sicurezza è un lontano ricordo, e quindi questo... questo problema esiste e negarlo francamente non ci aiuta a risolvere ecco, il problema. Eh, qualcuno lo nega, la Forgia è un politico che è cresciuto politicamente a Milano. Eh... Ha stato nella segreteria, anzi ha diretto la segreteria del PD a Milano, quindi conosce bene Pisapia, conosce bene come è stata governata e come viene, governata, eh, viene governato il capoluogo lombardo. È d'accordo eh, su questa analisi? C'è qualcosa che non le quadra? Eh? Ma intanto nessuno nega che c'è un tema che si chiama sicurezza e c'è anche persino un nesso tra questo tema e alcuni fenomeni legati all'immigrazione. Sì. Um, il punto è che risposte si danno, perché sì. se le risposte sono le ruspe e i mattoni non forati, eh, beh, noi siamo molto lontani dalla soluzione dei problemi. Lo diceva molto bene la signora dei ricami, e la politica è un po' un ricamo, cioè ci vuole passione, eh, perseveranza e, e molta pazienza per risolvere i problemi. Molta pazienza fino Tut a un certo punto, nel senso che se continuiamo a vedere... Problemi I problemi complessi vanno affrontati in modo molto rapido. Però vanno affrontati per quello che sono, appunto, per problemi complessi. E quindi non basta dire semplicemente arrivo lì con le ruspe. Allora, c'è un, un tema che si chiama sicurezza. Eh, noi lo assumiamo e voglio dire di più il che la sicurezza ricordo, interessa innanzitutto le persone anni. più fragili, cioè la signora anziana che vive in periferia è il soggetto debole che noi dobbiamo difendere ed è quello più soggetto, appunto, al tema dell'insicurezza. Il punto è come lo fai. Um, perché l'ipocrisia di un pezzo del centro-destra è tale per cui, da un lato, si dice che la sicurezza sta a loro a cuore e, e dall'altra parte, però, quando hanno governato hanno tolto le risorse alle forze dell'ordine perché noi ci siamo trovati di fronte a questo tipo di dato. Noi soldi al comparto sicurezza li abbiamo messi, abbiamo assunto uh, unità di polizia, quindi agenti di polizia in più. Allora, questo è il tema e quando si parla dei militari, eh, quella era un'operazione di marketing perché i militari non potevano fare nulla, le, le regole di ingaggio erano tali per cui se volevano intervenire dovevano chiamare i carabinieri o la polizia, mi sembra un'assurdità. Io voglio più forze dell'ordine per le strade e questo vuol dire mettere più soldi quei soldi che sono stati sottratti dai governi di centrodestra e questo è un po' una Gemini contraddizione. Gemini ha una risposta su questo, avete sì, tolto ma... dei soldi dal punto di vista della sicurezza nelle ma, città? Guardi, io ho incontrato proprio sabato delle persone che non avevano votato per la Moratti, sì. avevano votato per Pisapia, ma facendo un confronto tra le condizioni di Milano e quindi della sicurezza Milano ai tempi della Moratti, oggi ai tempi di P Pisapia, dice mi spiace dirlo, ma con la Moratti c'era una percezione di sicurezza, Riccardo Decorato stava attento a questo tema, c'erano risorse e c'era la consapevolezza che la sicurezza era una priorità. Oggi non è così, mi fa, dica... di mi fa piacere che oggi il collega dica che è un'emergenza, però sono passati quattro anni da quando governa Pisapia e forse solo oggi Maiorino addirittura chiede un patto per la sicurezza. Ma in questi quattro anni cosa avete fatto? Ma vi rendete conto di come stanno le periferie? Siete andati al Giambellino, al Niguarda, a Quarto tutti Giaro i per vedere. le periferie. Il eh, punto eh, è che io sto parlando eh, di dati pare... e i dati dicono che quando voi, voi avete governato avete tolto i soldi alla sicurezza. Cioè Questo è il punto. No, eh, è un... Poi la sicurezza stato, si fa in tanti guarda... altri modi, si fa con delle politiche per le periferie con l'integrazione però c'è un collegamento un dato tra l'immigrazione e Voi la sicurezza le le la gestione dell'immigrazione ai tempi del governo Berlusconi e di Maroni era ben diversa rispetto a quella fatta da Alfano e dalla sinistra di questo governo per quanto riguarda le risorse guardi mi pare È che questo. le condizioni delle forze dell'ordine non siano, mi non siano migliorate siete... quindi, e mi pare peraltro che persino sì. Alcuni esponenti del Partito Democratico hanno ammesso che le ultime elezioni eh, che hanno visto un arretramento nei consensi del Partito Democratico e di Renzi siano ascrivibili alla non gestione del mi tema sicurezza. Mi sembra che ci sia un Quindi punto in un primato, comune. Da questo punto di vista Cioè mi pare la Forgia non contesta bizzarro. il principio, entrambi siete d'accordo nell'aumentare le forze di sicurezza nelle città, da lì si potrebbe ripartire al di là del passato, scordiamoci il passato, diceva qualcuno. Su questo vorrei far intervenire anche Laura Ferrara, anzi la, me, approfitto del fatto che lei è di Cosenza per chiedere una cosa, prima abbiamo visto Pontida sì. e a Pontida quest'anno c'è la grande novità del sud, cioè eh, i, i famosi terroni, come diceva qualcuno una volta, arrivano a Pontida, che effetto le ha fatto questa cosa? Ma guardi, questo a mio avviso rispecchia perfettamente un po' uh, il programma che porta avanti la Lega e l'elettorato della Lega. Cioè mm. uh, se uh, in questo uh, preciso momento storico la Lega sta uh, um, avendo diciamo, una, una rinascita è solo perché di fatto lucra sulla situazione di uh, crisi e sulla disperazione che sono costretti a vivere molti cittadini. Uh, e c'è diciamo una, uh, un gioco perverso. Se vogliamo, nel mantenere stelle, no, anche la uh, situazione sì. attuale, lo status quo, perché in questo leggiamo modo il blog di uh, nel momento in, in cui leggiamo il blog di Grillo, su chi dopo specula, ci arriviamo, su dopo chi... ci arriviamo, non c'è problema. No, uh, nel momento in cui uh, si dovesse risolvere la situazione attuale, automaticamente uh, perderebbero tutto l'elettorato e non avrebbero più di che parlare. A Cosenza c'è disperazione. lega alla che... lega? Guardi, non le so dire se c'è veramente una minoranza, uh, <ride> veramente uh, inutile. Significante, ma eh, al di là di questo, il dato è che, eh, ripeto, eh, si lucra sulla disperazione eh, senza portare poi delle proposte che possano essere realmente risolutive. Parlavamo prima di. Ehm correlazione tra sicurezza e immigrazione. Il Movimento 5 Stelle ha uh, una proposta ben precisa uh, in una, diciamo uh, con riguardo al tema uh, sicurezza e immigrazione, che è quello di uh, rivedere uh, uh, in maniera uh, diciamo, uh, im imminente il regolamento di Dublino uh, con l'introduzione di vie legali d'accesso all'Unione Europea. Questo che cosa comporterà? Però Renzi ha già detto che non si può, al momento non si può toccare. Ma non è vero vero nulla, ma non è vero nulla. Chi <coughs> lo dice Renzi? Perché non è vero che non. Che, che non si può rivedere. Tutto sta nella volontà politica. Nel momento in cui c'è eh, la volontà di rivedere un regolamento che è stato riconosciuto unanimemente, fallimentare per paesi come l'Italia, la Grecia, la Spagna il regolamento va rivisto. È tutto questione di volontà politica, non c'è alcun eh, intoppo a livello procedurale. Almeno su questo Salusi, lei è d'accordo? No, no, io Rivedrei completamente non solo il trattato di, di Dublino ma anche gli altri trattati europei e che bisognerebbe spiegarglielo, e credo che in Italia come dire, saremo, ci, saremo abbastanza tutti d'accordo, bisogna spiegarglielo alla Merkel, a Hollande e ai paesi del nord Europa che non hanno nessuna intenzione di farlo, come si evince anche dalla gestione mm. delle emergenze migrati. Quindi è un bel auspicio, ma se aspettiamo di rivedere quel trattato io credo che passeranno alcuni decenni, quindi il problema dell'immigrazione necessita di risposte più E Allora, immediate. La... il Movimento 5 Stelle porta avanti delle risposte nell'immediato e delle risposte a lungo termine. Vorrei sentire la soluzione, del... perché tra poco parliamo di soluzioni e abbiamo delle cose da, da farvi vedere e sentire, la soluzione della Lega, consiglio qual è? Qual è la soluzione che è venuta fuori ieri? Ma io, mi Ma spiace, nella pratica, ciò cioè che si può fare. Cioè, mi spiace che poi siano state estrapolate un, uh, un po di... solamente un paio di questioni legate a quello che ha detto Salvini ieri. Io, Salvini invece ha parlato di un paese normale, di gente normale, di politici normali, di probabilmente di un'Europa normale, ha utilizzato questa parola centinaia di volte. Se questo paese dovesse diventare un paese normale, cara la mia eurodeputata, probabilmente non ci sarebbe bisogno né della Lega né del Movimento 5 Stelle. Ma qual è la soluzione adesso? No, no, però. Se non andate a litigare non no Io vorrei capire come si risolve secondo la Lega domani mattina il problema. Col muro, diceva Calderoli. Il muro anche in Italia. Allora, il muro non lo so, però io dico semplicemente una cosa, che la questione legata all'immigrazione nasce purtroppo da errori che abbiamo commesso, parlo al plurale, ma non è così. A che abbiamo commesso con la questione del bombardamento della Libia, dove noi ci eravamo assolutamente opposti, e quindi, quindi questo cosa ha comportato? Ha comportato che tutto il lavoro che aveva fatto il buon Berlusconi sulla questione, insieme a Maroni, sulla questione della, della capacità di mantenere ferme le partenze e quant'altro, è chiaramente andato a scemare. Ok, io ho la pubblicità, poi sentiamo subito Salusti e Gelmini, che eh, vorrei, sentire, vorrei sentire anche su questo, però è importante. Capire qual è la soluzione, cioè che il problema sia la Libia, che non è più come un tempo, abbiamo capito, che tutti hanno fatto gli errori. Bene, però domani mattina cosa si può fare? Ieri ha parlato tra l'altro al Corriere un importante eh, generale dell'esercito, ha detto delle cose importanti anche sul blocco navale, ci sono anche delle news su questo con Stefania Sirtur, vediamo tutto tra poco, state lì. Okay. Bentornati, allora come sempre a Funamboli c'è l'Italia che lavora, in questo caso l'Italia e la Francia. Josette, Merlettaia, a che punto siamo? <ride> Proseguo, piano piano. Piano piano, quanto ci vuole, abbiamo detto, ripetiamolo, per fare un buon lavoro? Un, un buon, buon lavoro mh, dipende da, dai punti, sì? dipende dalla dimensione, sì? però in media tre mesi, tre mesi, alle volte anche sei mesi, secondo quello che si fa. Va bene, tra poco lei va avanti, noi continuiamo a inquadrare quello che fa, tra poco le chiederò anche un'opinione su quello che succede a 20 miglia, però c'è l'opinione anche di chi ci segue da casa e da alcune news mi sembra Steffi, giusto? Sì, cominciamo dai giornali. Eh, dunque, questo è il Corriere. Ci sarebbe un morto, anzi, la notizia è certa che è morto un migrante ed un altro è stato ferito e trasportato già a Lampedusa, eh, al largo della Sicilia. Sembra che a sparare sia stata una motovedetta libica, ma questo lo dicono testimoni che viaggiavano. Sul gommone, quindi la notizia non è ancora accertata, anzi la Libia smentisce. Eh, poi c'è invece il primo Via Libera alla missione navale dell'Unione Europea contro gli scafisti, eh, una firma di, di ratifica, e però ancora una bozza per il momento su un accordo per 40.000 ricollocazioni. Mm. Si parlava di 20.000 adesso di 40.000, però è ancora Quindi, una. Salusti, una mi sembra che l'Europa in qualche modo si muova, Anche perché le tensioni a questo punto sono evidenti, visto quello che sta succedendo nel Mediterraneo. Sì, ma si muove in maniera molto, eh, molto lenta e molto fragile. Ma il problema. L'Europa può muoversi quanto vuole, ma il problema va risolto all'origine, perché sennò bisogna continuare a muoversi. Eh, io volevo segnalare che c'è una proposta che è nata. che sembra bizzarra. Che è nata in, in sede istituzionale e che è stata accolta favorevolmente non da due pericolosi estremisti, ma da Claudio Cerasa, direttore del Foglio, e da Angelo Panebianco, uno dei più autorevoli commentatori del Corriere della Sera. Che è quella, perché qual è il problema? È che questi sbarchi a Lampedusa, a Lampedusa non possono stare gli immigrati perché è un'isola civile, ci sono le abitazioni, c'è il turismo, ci sono lì i privati cittadini, quindi devono essere portati sul continente prima di essere identificati e una volta sul continente si sparpagliano, non si può bloccarli da qualche parte e sfuggono ogni controllo. Allora, eh, siccome il problema è dividere gli aventi diritto da tenere e da dividersi in Europa, da chi non ha diritto che è da riportare nel, nel paese di origine, l'unico punto dove questo è possibile farlo in massima sicurezza per noi italiani e per loro soprattutto è l'isola di Pianosa, che è un'isola deserta, dove c'è un centro di accoglienza che una volta era il famoso carcere di, di Pianosa. Quindi, di spostare gli sbarchi dei clandestini che noi salviamo in mare, degli immigrati da Lampedusa a Pianosa a pianosa fare un centro di identificazione serio a livello europeo dove nel giro di poche giorni o poche settimane si stabilisce se Alessandro Sallusti è un avente diritto o è invece uno che non ha diritto e a quel punto viene o rispedito in patria o mandato dove deve andare. Mi sembra una soluzione di grande civiltà che taglierebbe la testa al toro. Lo chiedo a tutti, magari iniziamo da Germini. perché invece ci vuole un anno oggi per capire se uno. Anche è... di più, anche di più. Eh, no, a, ma poi non c'è più. Quel signore lì, quando lo capisci, non c'è più. Perché è già in giro per l'Europa, per l'Italia, la stazione centrale. È, è, non è più. Ma è voluta questa cosa? Gelmini, Ma perché ci è... vuole così tanto tempo? Perché poi il, problema, poi il problema è anche quello: perché bisogna tenerseli vuole... poi in casa queste persone. Beh, magari in, neanche Italia in Italia ci vuole tanto tempo anche per avere un permesso per modificare sì. una stanza della propria casa. Quindi, direi che è in linea purtroppo con un, vu, un vizio della burocrazia italiana di eh, rubare tantissimo tempo ai cittadini per qualsiasi tipo di adempimento. Io mi sorprenderei se fossimo veloci in questo comparto, visto come funziona altrove. Però tornando al tema dell'immigrazione, il tema eh, Europa, Beh, ha ragione Sallusti quando dice che l'Europa si è mossa, ma si è mossa con estremo ritardo e francamente oggi l'Italia è ancora lasciata ampiamente da sola ad affrontare questa emergenza. Cosa fare? Io non credo che ci siano i tempi di aspettare la modifica eh, del trattato di Dublino. Piuttosto credo che l'Italia dovrebbe minacciare di non pagare la quota di partecipazione all'Unione europea, Perfetto. perché se questa Unione europea esiste deve battere un colpo e non può, pensare, e non può pensare che l'Italia da sola affronti questa emergenza. E se invece quest'Unione Europea quando serve a noi non c'è, beh, allora non ho capito perché l'Italia debba pagare fior di soldi per aderire ad un qualcosa che poi non ci porta nessun beneficio. E devo dire che anche il Semestre europeo, tanto decantato da Renzi col taglio dei nastri, le foto opportunity. In realtà non ha portato nulla di no, buono. Mi sembrano due proposte, e, e qui seguiamo il filo della trasmissione, molto concrete. La Forgia, eh, che ne pensa di quello che hanno appena detto Sallusti e Gelmini? Quindi, proposta per gestire diciamo, chi arriva in Italia e poi insomma, farsi sentire in Europa, dice Gelmini. Sì, Io sono d'accordo su un punto: cioè che anche in questo passaggio l'Italia rischia di restare sola, e eh, diciamo siamo in una condizione nella quale l'Europa non si sta facendo carico della sua responsabilità. Gli immigrati sugli scogli di Ventimiglia sì. segnalano un'Europa che non risponde ma per nulla al progetto di Europa così come l'abbiamo disegnata e immaginata in tutti questi anni. Io faccio parte peraltro di una generazione che è cresciuta nel mito dell'Europa come la culla della civiltà e non semplicemente la sommatoria di egoismi nazionali. Allora, c'è bisogno di cambiare alcune regole, lo si è detto, poi ad onor del vero quelle regole sono state firmate anche da quelli che oggi propongono la Ruspa, parlo del regolamento di Dublino, del trattato di Dublino, ma prima di arrivare al, a cambiare quel trattato si può semplicemente applicarlo, perché nel regolamento di Dublino 3 esiste un articolo, che è l'articolo 17, che fa sì. esplicito riferimento alla possibilità di derogare all'obbligo del paese di primo approdo di trattenere appunto, ehm, rifugiati, nel senso che ci può essere la possibilità anche di un altro paese sì. attraverso una clausola. Umanitaria per far sì e che l'altro paese. Gli ricordi, accordi, Gemini, dice che ci, ci, ci vuole la volontà politica e ci vuole il riconoscimento da parte degli altri paesi di essere appunto fondatori dell'Europa. Questo ci è anche l'autorevolezza del governo del esatto. Premier. Ferrara, Ferrara, su questo, ecco l'immagine di un Renzi che, prende, che mangia la baguette e la Nutella con Hollande a Expo, immagine di questo fine settimana. È nella direzione giusta, cioè Germini dice che bisogna addirittura non pagare la quota, eh, battere il pugno sul tavolo, noi invece vediamo persone che insomma mangiano a Expo. Allora, sul fatto che eh, si debba andare in Europa e battere i pugni sul tavolo, siamo pienamente d'accordo. Il punto è che per poter battere i pugni sul tavolo eh, si deve avere una determinata credibilità, credibilità che con tutta evidenza ad oggi il governo Renzi non ha, ed è questo probabilmente il motivo per il quale eh, l'Europa si mostra sorda alle richieste di aiuto eh, dell'Italia e dei paesi del Mediterraneo. Eh, regolamento di Dublino è sicuramente la proposta che noi facciamo a lungo termine, regolamento che eh, mi piace ricordarlo, è stato firmato anche della Lega che oggi poi propone delle soluzioni a problemi che essa stessa assieme ad altri ha creato. Per cui ecco, eh, il regolamento di Dublino andrebbe a risolvere eh, il, eh, diciamo, nel lungo termine eh, la gestione dei flussi migratori perché permetterebbe una identificazione nei paesi terzi, cioè direttamente potenziando ambasciate e consolati, si identificherebbero lì i richiedenti asilo, ci sarebbe lì uno smistamento tra aventi diritto e persone che invece non hanno diritto ad arrivare in Europa e questo andrebbe anche a giovamento di cittadini europei sotto cioè, l'aspetto della dice sicurezza. E poi fare i controlli nei paesi di provenienza. Assolutamente sì, già nei paesi di provenienza si capisce chi ha diritto alla protezione internazionale. d'accordo, Poi vediamo se è fattibile. E poi no, questa no, cosa scusate, è la seconda no, volta no. che mi sento dire che i trattati li avete firmati no, voi. No, sì, ma, ma scusate, è cambiato il è mondo. Così. È cambiato l'universo, è cambiata l'economia da quei trattati lì. Se dovessimo ragionare in termini di prendere tutti i trattati che sono da Schengen a quant'altro, io ho fatto cinque anni componente della Commissione Politica Europea e non c'è mai stato questo problema come negli ultimi due anni, tre, scusami, negli ultimi due mi mi o so, tre anni. È cambiato l'universo. Noi prima avevamo il raffreddore con 1.400 sbarchi con, eh, quando, quando il ministro era Maroni e utilizzavamo l'aspirina per il raffreddore, adesso abbiamo una malattia gravissima e dobbiamo prendere un qualcos'altro, non possiamo tenere ancora quella, quella questione legata a, a quegli scritti che probabilmente avevano un senso all'epoca, ma voglio dire un'altra cosa, quando arrivano qua, qui eh, non è... Dobbiamo risolvere il problema qua, il problema lo dobbiamo risolvere là, allora vanno bene i centri d'accoglienza, di riconoscimento eccetera. Su 100.000 soggetti che sono eh, sbarcati in Italia, 60.000 solamente hanno fatto la richiesta di rifugiati eccetera eccetera e solamente 6.000 hanno diritto. 6.000, un paese come il nostro con 65-70 milioni di abitanti in un secondo li, li gestisce, 170 in un anno, mm. 400.000 previsti per l'anno prossimo, credo che sia estremamente impossibile. Poi eh, eh, Calderoli pro, eh, fa, voleva fare il muro con i mattoni, il muro è stato fatto ed è giusto l'Europa fa muro, il titolo che ha sul video, perché hanno fatto un muro di cristallo impenetrabile, trasparente, che non si vede ma è un grandissimo muro. E' così anche l'Austria Allora Ferrara, la risp risposta breve replica a Brevemente, questo Brevemente, perché... il fatto che siano cambiate uh, le situazioni sì. E che quindi ciò che è stato approvato un tempo sì. non valga rispetto ad oggi A mio avviso è completamente falso Basta guardare, 20 miglia, no, 2011 Non che non venga rispettato oggi Che vada sicuramente nell'ottica di, di riscriverlo Ma ci vogliono i mesi, gli anni e la volontà No, 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 allora, Noi prima diceva che all'epoca la situazione Europa. era diversa E di conseguenza quando è stato approvato la situazione era completamente sì. differente miglia 20 2011, miglia 20 2015. La situazione è assolutamente la stessa. Eh, si parla continuamente di emergenza quando di fatto è un problema strutturale. Di conseguenza, se si continua a ragionare eh, nell'ottica dell'emergenza, una soluzione non, non si troverà mai. Bisogna cambiare il regolamento di Dublino perché eh, non è che è cambiata la situazione. Però... L'Italia, la Grecia erano posizionati geograficamente ora come allora eh, sullo stesso punto. Di conseguenza, come non ha detto, andava ha bene l'euro, non, non si va può fare. Gelmini, Renzi, no. ha detto che non si può fare questo cambio del trattato, tra l'altro. Eh, in Europa si possono fare interesse. poche cose se non si e cambia registro. Sì. Secondo me Renzi il primo mm -hmm. errore che ha fatto è quello di non andare in Europa con una deliberazione, un pronunciamento di tutto il Parlamento. Renzi segue la logica dell'uomo solo al comando, ma non ha capito che da soli non si fa nulla. Lui avrebbe dovuto eh, fare in modo che tutto il Parlamento si esprimesse su questa emergenza che francamente di parlare di strutturale... Mi pare sbagliato perché insomma, questa, questo, me, questa emergenza profughi nasce dalle cosiddette primavere arabe che voi avete salutato come un bellissimo evento, come il miglioramento delle condizioni in Nord Africa e poi abbiamo visto a cosa siamo andati incontro. Quando Berlusconi invitava la prudenza eh, nei confronti della gestione della Libia, dell'evoluzione che poi è diventata un'involuzione, la sinistra rideva, Sarkozy e la Merkel. Uh, altrettanto il risultato è stato che queste primavere arabe in realtà tanto primavere non sono state. Nessuno oggi fa ammenda perché in questo paese tutti hanno ragione, tutti hanno torto, non c'è memoria storica. Cioè Berlusconi, io me lo ricordo, è stato crocifisso su questa partita. Almeno avete il coraggio di dire che aveva ragione lui e che la vicenda della Libia la gestiva meglio lui rispetto ai premier che si sono succeduti. Eh, questa allora... onestà intellettuale non c'è. Oggi Renzi è andato in Europa e. e per anni ci avete fatto un sacco di racconti sulla non credibilità di Berlusconi. Berlusconi non era credibile in Europa. Invece Monti, Letta, Renzi. Sì. Renzi cosa ha portato a casa in sei mesi del cosiddetto semestre europeo? Nulla. Si è fatto ascoltare sull'immigrazione? No. Qui si chiede di cambiare un trattato quando l'Europa non applica neanche le quote. Allora, che vediamo, sono già una realtà. E partiamo da qui. Dopo la pubblicità, vorrei parlare anche di soluzioni. Prima si parlava di potenziare le ambasciate. In Africa. Devo sentire i ragazzi che sono lì, che ascoltano la nostra trasmissione, voglio capire che domande avete. Abbiamo anche dei collegamenti da preparare. State lì: a tra poco. Ben ritrovati, allora con noi in studio ci sono sempre i ragazzi che assistono alla trasmissione. Di che state parlando? State dicendo chi fa la domanda? No. No, va bene. Nome? Eh, nome sono Nicola Praschini, sì? sono di Pavia. Eh, Volevo fare una domanda all'onorevole Germini. Sì. Eh, come spesso accade si parla molto di Europa come di un'entità lontana e, e nemica. In realtà più che d'Europa bisogna parlare di stati nazionali che stanno facendo delle politiche sbagliate. La colpa non è dell'Europa, forse è della Francia, bisogna fare i nomi. I cognomi. Sì. Come mai la politica italiana non riesce ad assumersi le sue responsabilità affidandole, cioè addossandole sempre mi, agli mi altri? Mi sembra stati. che abbia anche risposto prima Gilmini quando ha parlato di Renzi, no? Ma, eh, certamente la responsabilità dei governi non può, essere, non può essere celata, evidentemente qui abbiamo un governo che non è in grado di far fronte mm. alle emergenze, non è in grado di... Eh, avanzare sul piano delle riforme, però che l'Unione Europea così com'è non funzioni è altrettanto una realtà e credo che oggi se l'Europa è così impopolare è perché si è affidata troppo ai tecnocrati e ha perso quello spirito iniziale politico, sociale, di coesione eh, che oggi evidentemente la fa percepire lontano, distante dai cittadini. Noi dall'Europa abbiamo avuto molte normative negative, per esempio in materia di agricoltura, la nostra agricoltura è stata fortemente penalizzata da politiche comunitarie sbagliate, solo recentemente abbiamo ottenuto una leggina a difesa del Made in Italy, su cui peraltro Forza Italia e l'Aracomi si sono molto spese. Ma dal punto di vista della, come dire, del rigore, della politica del rigore, possiamo dire che l'Europa non ha sbagliato? Ecco. Beh, quella politica dell'austerity ha prodotto recessione, sì. e solo in ritardo, grazie a Mario Draghi, grazie al quantitative easing, a delle prese di posizione della Banca Centrale Europea, abbiamo un po' ridimensionato i danni. Ma... La fermo che... perché ho un Prego. collegamento e vorrei, devo tenerlo prima che il sindaco ci, ci lasci perché so che deve lavorare, eh, però il concetto è assolutamente chiaro, eh, il sindaco di Brennero, Franz Kompatscher, spero di averlo pronunciato bene, buonasera. Buonasera, l'ha pronunciato ottimamente. Bene, allora lei è, è il sindaco di un comune di 2000 abitanti che sta sul confine italiano, no? E quindi... Vorrei capire se lei in qualche modo si sente tutelato dall'Europa, ma anche cosa succede. Lei mi diceva che 50-60 migranti al giorno diciamo, li vedete da quelle parti, nelle stazioni. Com'è la situazione? Ma il Brenno è una, un comune che vive con la politica europea. Praticamente noi i cambiamenti li risentiamo subito. Al momento diciamo che stiamo passando un periodo normale. E venerdì per dire oh, le, gli ultimi dati erano un'ottantina cento persone che sono state rimandate oppure sono state fermate al Brennero. Chiaramente, poi noi non abbiamo i dati di tutti quelli che transitano, noi abbiamo solo i dati di quelli che vengono fermati o vengono riportati dall'Austria e lì siamo in media adesso tra 80 e 100. Sindaco, questo crea problemi ai suoi cittadini, che si dice in giro per le strade di Brennero? Ma certamente che crea anche problemi, no? penso il Brennero siccome è un paese, un passo, è un, è un paese un po' anche aperto, però chiaramente quando diciamo, i numeri prendono sopravvento, allora anche per la popolazione è un problema, come ecco. i, i primi di giugno quando... Eh, prima del G7 erano chiuse le frontiere, eravamo lì con una situazione di 200-300 persone fermate che poi non riuscivano neanche ad andare via dal Brennero perché adesso, se vengono fermati, tentano magari, col, eh, se vengono fermati per dire a mezzogiorno, tentano col treno la sera. Però allora erano proprio fermi e allora il problema diventa grave anche per un comune così piccolo. Senta Sindaco, ne abbiamo sentite tante in televisione e sui giornali in questi giorni. Chi dice che l'Austria, la Francia hanno il diritto legale di rimandare i migranti in Italia? C'è chi dice che questo va contro le regole d'Europa. Lei che idea si è fatta? Ma io direi che l'Europa deve, cioè le leggi come sono sicuramente hanno ragione, però diciamo io non sono tanto d'accordo perché dovrebbero cercare una soluzione europea per risolvere questo problema, perché così come l'abbiamo adesso sta fermo diciamo per alcune città, l'Italia è occupata di questo problema e alcuni comuni e non si può andare avanti così. Secondo me deve assumere una problematica, una dimensione europea questo problema. Salusti, che idea si è fatta di questi comuni che in qualche modo sta sentendo da soli a spesso devono affrontare delle emergenze così grandi? No, mi sono fatto un'idea eh, eroica, eroica per i, per, per i cittadini che li abitano, eroica per gli amministratori che si trovano davanti a problemi contro le quali sono assolutamente disarmati se non usando il buonsenso che sicuramente, che sicuramente hanno. Del resto capisco questo continuo rinvio all'Europa, ma lo dico ai ragazzi che sono qui in studio, io mi auguro che voi, ma non credo, forse i vostri figli, sicuramente i vostri nipoti vedranno gli Stati Uniti d'Europa, perché non dimentichiamoci che fino a 60 anni fa l'Europa era dilagnata ed era stata dilagnata per 2000 anni da guerre intestine. Fino a 30 anni fa, o anche meno, c'era la cortina di ferro che divideva in due l'Europa, parliamo lingue diverse, abbiamo nonni e padri uccisi vicendevolmente, tutte queste cose non è che con un colpo, con un trattato diventano gli Stati Uniti d'Europa. Quindi, io credo che la mia generazione, sicuramente, ma anche la vostra generazione, dovrà provare, tentare di costruire un'Europa, ma. Non la vedremo finché non, non avremo fatto i conti con la storia, un popolo deve fare i conti con la storia, finché non fa i conti con la storia non se ne esce da questa vicenda, finché non parliamo tutti una sola lingua e le lingue nazionali diventano dei dialetti, non ci capiremo mai, no? quindi io non sarei così fiducioso che noi, voi, anche se siete giovani politici, che siete in Europa, battervi per le vostre idee, giuste o sbagliate, ognuno la pensa come vuole, insomma portiate a casa qualcosa di decisivo risolutivo nei prossimi mesi o nei prossimi anni, Cioè non è solo carenza della politica, c'è un problema a monte che è molto più grosso e non si risolve con dei trattati. È un problema molto più grosso che non si risolve con i trattati, eh, però eh, sindaco se volesse chiedere una cosa domani mattina al governo, qua abbiamo un rappresentante della maggioranza di governo, la Forgia del PD, che cosa vorrebbe che dicesse la Forgia domani mattina a Renzi, ai ministri? Ma innanzitutto penso che è molto importante che arriviamo a un numero chiuso di immigrati perché non si può dire che tutti possono venire, io dico sempre quelli che facciamo venire li dobbiamo trattare bene e però il numero deve essere un numero chiuso, non può essere che ne arrivano in massa, deve deve essere una scelta politica chi facciamo arrivare e chi non facciamo arrivare. Grazie, risposta di La Forgia, si può fare il numero chiuso. La gestione del fenomeno migratorio è una gestione complessa, nel senso che c'è la parte che riguarda l'accoglienza e io sono d'accordo con i sindaci, non possono essere sindaci soprattutto di piccoli comuni a gestire in solitudine questo fenomeno, ci vuole una responsabilità dell'Europa, c'è il tema dei paesi da cui arrivano queste persone, eh, o meglio da cui partono mh, i barconi della disperazione. Sì. E oggi abbiamo un problema che si chiama Libia e abbiamo un problema di interloquire con un interlocutore che non c'è perché dobbiamo capire Quindi se poi alla fine si, non può si può formare fare. un governo di unità nazionale con quelli che ci sono. E poi c'è un tema che riguarda i paesi di provenienza. Finché non sciogliamo questo tema, che non vuol dire semplicemente lo slogan aiutiamoli a casa loro, ma farlo sul serio, cioè mettere in campo da parte dell'Europa investimenti pubblici e privati per, per aiutare il Chad, il Mali, la Repubblica Centrafricana, la Somalia così come stanno facendo superpotenze a partire dalla Cina cioè l'Europa deve capire che deve fare questo grande investimento risolvere strategico. i problemi là grazie sindaco intanto la saluto Intanto grazie. la saluto, grazie mille eh, consiglio Mi la grazie. grazie mille per il suo tempo consiglio eh, la vedo no è eh, d'accordo con la forgia l'ho vista ma non è solamente uno slogan quella cosa lì l'abbiamo detta 25 anni fa sì, aiutiamola a casa loro ma allora non ci capiamo No, ci Se l'idea è che è cambiato il mondo e adesso il palino l'avete in mano voi, in questi 3-4 anni, così la smettiamo anche di dire che il centrodestra ha governato per gli ultimi 20 anni, che è una balla colossale, eh? una balla colossale. allora li aiutiamo a casa loro ma con un'idea di un'Europa che io, vi ripeto, ho fatto 5 anni componente Commissione Politica Europea, mi sono veramente eh, vergognato di avere a che fare con quell'Europa qua, perché il 75% delle direttive che noi approviamo in questo paese vengono dall'Europa. Oltre che a darci una marea di multe con le infrazioni, eccetera, non succede. Siamo l'ultima ruota del carro, vediamo anche la Grecia, si siede, la Merkel e Olanda e noi non siamo fuori da tutti i livelli nonostante abbiamo 40 miliardi. Di crediti da riscuotere da, dalla Grecia, non contiamo un tubo. Allora, se picchiamo i pugni sul tavolo, invece andiamo là dalla Merkel e facciamo via solamente la polvere, c'è qualcosa che non quadra. L'abbiamo detto 25 anni fa, lo ripetiamo adesso. Se non diamo l'idea che questo problema si può risolvere nel Nord Africa, nell'Africa centrale, non ne usciremo mai, perché la questione dei vasi comunicanti con l'immigrazione non esiste. Veloce battuta, Giulia al fatto di visto che anche io abito vicino a un confine io vengo dalla Val Solda che confina con la Svizzera Grazie. volevo chiedervi secondo eh, voi come mh, come vedete o comunque come giudicate il rapporto che ha la Svizzera con, nei confronti di questi profughi, come ad esempio quando è stata la guerra in Kosovo che sono arrivati in flotta. In Svizzera infatti ehm, i rifugiati o comunque chiunque si rifugia in Svizzera dopo la terza generazione diventa svizzero, mh, prende la, la cittadinanza. E come si può interpretare questo comportamento? Eppure anche loro sono uno Stato che... Addirittura all'interno di loro non parlano la stessa lingua, hanno, sono tutti divisi in cantoni, hanno ognuno le proprie. Voto questo comportamento consiglio perché poi la pubblicità devo collegarmi con. Eh, dopo vi faccio capire con chi. Ma io non, non, non credo che la terza generazione possa essere così eh, la panacea di tutti i mali. Non credo che lo sia neanche dare la cittadinanza mm. semplicemente perché uno nasca un secondo dopo che è sbarcato in Italia, credo che ci sia una giusta via di mezzo. E se la Svizzera è andata così bene fino adesso c'è un motivo e non mi si dica che in Svizzera non c'è la democrazia. I tuoi vicini di casa fanno un benedetto referendum ogni settimana? Va bene, ma assolutamente sono un passo avanti, eh, decisamente. Se, e, e non molto tempo fa ne hanno fatto uno anche sulla questione dell'immigrazione. dove o la, la questione legata alle la pubblicità fosse. Subito una cosa dopo importante. cerchiamo di fare il punto su un altro dei temi che si è toccato in questi giorni. Ma c'è un rischio malattie, c'è un rischio infezioni, c'è un rischio contagio con questi migranti, questi profughi che arrivano nel nostro paese, state lì, tra poco proviamo a darvi delle risposte. Bentornati, più attenti di voi stanno seguendo la nostra Merlettaglia che continua a fare come si chiama tecnicamente la bicetta. La bicetta che si ha in francese che in italiano. Così? No, in francese c'è un altro termine, un, adesso non mi viene. Ma eh, senta, a proposito di, di Francia, sì. 20 miglia co cosa le, le ha le ricordato vedere quelle scene di quelle persone che non entravano in Francia? Lei ha preso posizione? In parte hanno ragione, in parte no. Mm. In parte sì, in parte no. Sicuramente che devono prendere una decisione. Cioè lei dice non può entrare in Italia chiunque. con l'Europa. Eh, chiunque no. Devono essere controllati, penso che sia più che giusto. Ma il problema è francese o italiano? Il problema sì. mi sembra... Diciamo, la Francia ha già le sue regole. Ah. L'impressione che ho è che non le vuole cambiare. Sì. L'Italia è un po' più facilitona. È un po' più? facilitona. Facilitona? In che senso è facilitona? Cioè qua un po' si fa un po' tutto più come viene viene, eh? Sì, Questa impressione le dà? È l'impressione che ho. Okay. Ma magari sbaglio. Va bene, Steffi, che si dice da casa? Allora, molti commenti. Eh, Giancarlo il timore sul problema dell'immigrazione di questi giorni è giustificato. La, la follia è parlare di muri. Gli immigrati che stanno invadendo il paese mi sembrano in gran parte famiglie disperate. Il problema è serio e deve essere affrontato a livello europeo. Tutti gli Stati membri devono accogliere. Altrimenti, se l'Europa se ne lava le mani vuol dire che l'Unione europea è una farsa, a quel punto tale, tanto vale uscirne. Eh, Giovanna, i muri non mi piacciono, sono contraria ai muri, sono favorevole però a un blocco degli arrivi con un supporto vero e reale ai paesi da cui giustificatamente scappano. La verità è che in Europa del sud non c'è più alcun soccorso, la situazione peggiora di giorno in giorno. Non è l'Italia, per cui ha combattuto il mio nonno partigiano. è ancora uno. Italiani o stranieri non contano le percentuali di popolazione straniera presente in un paese, conta il rispetto che dobbiamo avere dovunque e con chiunque. Aiutare chi è in difficoltà può solo essere un gesto nobile di civiltà. Il problema è creare lavoro per tutti, a tutti i livelli, e questo lo vedo più complicato a causa di chi vuole e deve strumentalizzare sempre tutto. C'è anche chi dice che non contano le quote. Come si chiama l'ultima persona che ha scritto? Davide. Va bene, sentiamo cosa ha detto su questo. La eh, Laura Boldrini a Milano venerdì, eh, la Presidente della Camera era a Milano, è stata intervistata dalla nostra redazione e ha detto alcune cose interessanti. Prego Regia. A me sembra che un grande paese come l'Italia, di fronte a 60.000 persone che sono arrivate finora abbia tutti gli strumenti per potercela fare, ce l'ha sempre fatta e continuerà a farcela. Dunque bisogna gestire questo fenomeno con sangue freddo. Senza cedere a facili allarmismi e facendo, dando risposte concrete. Io dico che eh, ergere muri non aiuta al progresso dell'umanità. L'umanità è andata avanti sempre perché ha battuto i muri. Eh? E parlando dei tempi più recenti, la Germania è un grande paese, è cominciato ad esserlo nei tempi più recenti da quando ha abbattuto quel muro. Quindi io ritengo che i muri bloccano i processi. Certo, i muri che stanno anche nella libera circolazione, bloccano il processo di integrazione politica, perché Schengen è stata una delle conquiste più importanti e Schengen significa la libera circolazione. Ecco, Laura Ferrara, su questo, almeno su questo con la Boldrini avete un accordo, e poi ho anche un commento, cioè, insomma siete d'accordo, anche un commento sulla situazione che ha vissuto la stazione centrale di Milano, ma anche altri luoghi come Ventimiglia, come Tiburtina a Roma. Secondo l'idea che si è fatta lei, che si occupa di questo anche in Parlamento, c'è anche un problema per esempio sanitario? Allora, innanzitutto mi va di evidenziare una cosa, quando la Boldrini parla del fatto che l'Italia ce la può fare da sola, bisogna affrontare tutto con calma e sangue freddo, eh, nulla di più falso, altrimenti non staremmo continuamente ad invocare la solidarietà eh, dell'Europa. L'Italia non può farcela da sola e la eh, prova il fatto che Renzi, all'indomani eh, di ciò che stava accadendo a 20 miglia alla stazione di Milano, esce con la dichiarazione del piano B. Piano B che probabilmente non sapeva neanche lui stesso cosa fosse e che eh, prontamente ha Mentito eh, in sede di, di eh, conferenza stampa con il Ministro dell'Interno francese e il Ministro dell'Interno tedesco che se la ridevano eh, alle nostre spalle. E qui quindi ritorna al discorso della credibilità che l'Italia ha in Europa. Se si propone un piano B che probabilmente o non esiste o è semplicemente ridicolo, eh, insomma, capisce bene che eh, non abbiamo alcuna voce in capitolo. Eh, per quanto riguarda eh, ergere dei muri non servono a nulla. Nell'immediato noi proponiamo una misura ben diverse. Abbiamo presentato una lettera eh, ai capi di Stato e di Governo che si riuniranno il 25 e il 26 giugno prossimi per chiedere che eh, la distribuzione eh, dei migranti tra eh, tutti gli Stati membri eh, avvenga in maniera automatica, quindi non in via emergenziale e soprattutto senza alcuna defezione da parte degli Stati membri, perché eh, già all'indomani di questa proposta eh, molti Stati del Nord Europa o eh, dei Paesi dell'Est eh, si tiravano indietro. Eh, qui sì, l'Europa eh, si gioca una partita fondamentale. Eh, si gioca la eh, legittimazione eh, dell'Europa stessa e il suo, eh, il suo senso diciamo, della permanenza. Eh, ha senso parlare di Europa nella misura in cui si parla di solidarietà, di cooperazione tra tutti i 28 mm -hmm. Stati membri eh, sì. e non solo ed esclusivamente di imposizione di misure di austerità, di interessi economici e finanziari. Allora abbiamo un problema che è la gestione dei flussi migratori. Tutti i 28 Stati membri devono partecipare. Peraltro. Se non, se non vogliono, se vogliono farlo è per permette, questo che noi parliamo di misura obbligatoria mi ed è per questo permette, che parliamo questi di credibilità. Ma i paesi già partecipano, ma partecipano difendendo innanzitutto il loro interesse sì. e lo trovo assolutamente legittimo. Perché c'è da chiedersi come mai due dei paesi occidentali, che non solo hanno acquisito da tempo la multirazialità, la multietnicità, ma che ne hanno fatto un plus, e mi riferisco all'Inghilterra e alla Francia, se tu vai a Londra è una città multietnica, tu vai a Parigi, non è che uno si gira a dire ah, quello lì è nero, quello là è bianco, quello là è giallo, perché è multi-etni, Sono i paesi dove è più difficile entrare chiunque, sentivo dire chiunque, il chiunque non deve entrare da nessuna parte. Il paese che per le, 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 gli Stati Uniti d'America che hanno eletto il primo presidente nero, quindi voglio dire. Il problema razziale in America no? è un paese dove se tu vuoi entrare devi dirgli a fare che cosa, per quanto ci stai, quando esci e che cosa fai. Il, come dire, quelli sono paesi che apprezzano e sfruttano a loro vantaggio le risorse che può dare una multietnicità, ma non rinunciano alla propria difesa e al proprio diritto di sapere che ti porti in casa. Il... Allora, è molto ma... semplice il problema. Mi fermo perché Dovemmo ho un ospite al noi. telefono che poi deve andare, poi ricominciamo al volo su questo, in studio. Eh, voglio sentire anche la Gelmini su questo. Perché ho il dottor Giuliano Rizzardini, che è il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'ospedale Luigi Sacco di Milano. Direttore, buonasera. Buonasera. Grazie dell'attesa, so che da un po' il telefono, ma le rubiamo. Buonasera qualche minuto perché nella nostra discussione di flussi di quote di migranti io vorrei che lei spiegasse a chi ci segue da casa che rischi eh, corriamo eh, quando eh, così ci incrociamo a questi eh, migranti magari sul treno magari vicino a un campo magari vicino a una stazione e eh, la sua opinione su questo naturalmente Beh, eh, la popolazione normale per quello che abbiamo visto anche noi, non, non rischia tantissimo. Eh, le patologie che, che importano i migranti sono patologie che colpiscono fondamentalmente loro, sono patologie della, porta, della povertà che si portano dal loro paese e che, che continuano, continuano a avere qui. C'è un problema a scabbia? Eh, Sicuramente su, su Milano ci sono stati molti casi, molti casi di scabbia sì. tra, tra, tra i migranti, ma eh, sono state poche, poche trasmissioni cioè, a, nostra, a mia conoscenza, nessuna trasmissione alla popolazione normale. Sicuramente è, è un problema che, che, che abbiamo visto nei, nei migranti, ma soprattutto per loro che avevano anche condizioni di fame e di sete accompagnati da questo, da questo prodotto importante per cui... Senta, eh... quindi se volessimo dare così da 0 a 100 il rischio che abbiamo quando andiamo alla stazione, al treno per andare al lavoro, eccetera, e, e ci incrociamo, in, diciamo, in, guardia, vediamo dei, dei profughi, ecco, qual è il rischio che corriamo? Da 0 a 100, di una percentuale... Ma parliamo da... Sicuramente è minimo, l'ascadia si trasmette per contatto prolungato. Per contatto, prolungato, cioè, per contatto prolungato, faccio un esempio di un contatto prolungato. Eh, devo starci a dormire insieme, usare gli, gli effetti, effetti letterici okay. insieme oppure nel momento in cui io lo trovo, lo trovo a trattare devo avere le mani completamente prive di ogni protezione e rimanere a contatto con la pelle. Quindi... L'ultima domanda, eh, ci sono... Altre malattie di cui dovremmo invece avere paura? Eh, ma sicuramente quelle a limite sono quelle a trasmissione, a trasmissione aerea che possono essere più, più preoccupanti. Per esempio? Anche questo, la tubercolosi potrebbe dare qualche, qualche problema in più, ma anche questo bisogna che ci siano contatti prolungati in ambienti, in ambienti chiusi. Situazioni, situazioni ambienti di chiusi di... e contatti prolungati il rischio c'è ma è minimo giusto? Ho riassunto bene? Eh, sì, 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 sicuramente sì. Abbiamo un alterato voglio dire tubercolosi sia i eh? tubercolosi come la scabia ce cioè l'abbiamo anche nella nostra popolazione. Ce cioè, lo andate a vedere in alcune, in alcune residenze per anziani, eh, la, 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 la scabia, c'è cioè anche lì, insomma, non è che non ci sono. è chiaro che in questo, in questo caso è più, è più evidente penso che sia regione che comune in Lombardia si siano organizzati bene per la, per la gestione la, di questi casi che sono un pochino più, più numerose del normale io la ringrazio molto la fermo solo per la difficoltà tecnica che si ha quando si ascolta una telefonata in televisione ma i dati che mi servivano me li ha dati e la ringrazio davvero buon lavoro e buona serata grazie buona per serata essere stato lavoro, con noi a 7 gol grazie direttore eh, Germina, alla luce anche di quello che ha sentito, che idea si è fatta di questa emergenza? Si può trovare un punto di accordo col PD domani mattina anche sulla base di quello che è stato detto in questo studio? O le differenze sono talmente alte che dovremo assistere ancora a tanti giorni in cui si parlerà di questo tema nei termini che abbiamo sentito nelle ultime settimane? Ma guardi, io partendo dalle parole della Presidente della Camera quando è venuta a Milano e... Seguendo quello che è accaduto in questi anni, a me pare molto difficile trovare un punto di intesa. Forse questo è il tema più complicato, perché sull'immigrazione e anche sulla sicurezza proprio le ricette del centro-destra e del centro-sinistra divergono. Io, per esempio, sono sorpresa dal fatto che la Presidente della Camera abbia sentito la necessità di venire a Milano, in stazione centrale, per impartire ai milanesi una, una lezioncina. Sulla cultura dell'accoglienza, come se Milano, la Lombardia non fossero realtà già di per sé impregnate di accoglienza, di attenzione al sociale e di solidarietà. Ma qui il punto non è. La gratitudine che tutti noi abbiamo verso i volontari, io ne ho visti tanti in stazione centrale che danno un aiuto agli immigrati, che si prodigano, che sicuramente vanno incontro all'emergenza. Noi facciamo politica, il, la Presidente della Camera, l'ha sottoscritta, hanno responsabilità politiche e allora il tema è come affrontare dal punto di vista delle soluzioni il problema. E qui francamente la sinistra si sveglia tardi, cioè, ha accumulato un ritardo straordinario e io non credo che eh, si possa eh, eludere quanto diceva quel sindaco di cui non ricordo il nome che lei però pronunciò esattamente. E eh, ce l'ho segnato. <ride> ecco, che diceva ci vogliono non le quote, cioè senza la, punta. la capacità di accogliere sì. non è illimitata, è, si, si confronta con la limitatezza dei mezzi, degli spazi, dell'occupazione, dell'accoglienza. E parlare poi di quanto è accaduto in stazione a Milano come di un modello di accoglienza, ecco, questo io non credo che lo sia, perché mettere gli immigrati in questa specie di acquario, con il caldo, eh, con i bambini in mezzo alle aiuole, cioè in condizioni veramente disumane anche per loro, secondo me questo non è l'accoglienza, a significare che ci dobbiamo su questo punto confrontare, noi non eludiamo il confronto, ma le ricette sono assolutamente diverse. Allora, io ho la pubblicità, subito dopo parliamo ancora di soluzioni. Ce n'era una che era venuta prima in studio tra i miei ospiti: si parlava di potenziare le ambasciate in Africa. Vediamo se è fattibile, vediamo anche che ne pensa una persona importante dell'esercito italiano, perché ha detto una cosa importante ieri sul Corriere della Sera a proposito di blocchi navali. Sentiamo anche i ragazzi. A tra poco! Bentornati, ci sono i numeri dell'accoglienza che vi facciamo vedere in questa grafica e che dimostrano, secondo Eurostat, quello che è stato diciamo, il, il punto da, del diritto d'asilo in questi primi quattro mesi eh, del 2015. Allora, i, residenti, eh, i richiedenti asilo dal gennaio aprile 2015 sono stati in Germania 73.100, Ungheria 32,8, Italia 15.200. Gelmini, questo vuol dire che però. La maggior parte delle persone che arrivano in Italia se ne vogliono praticamente andare, cioè sono solo di passaggio, quindi sì, fa bene sicura... la polizia a far finta di non vederli, a farli passare? Ma insomma non è che si possa darle ragione, anche se certamente l'Italia è un luogo di transito. Il problema è poi l'identificazione di queste persone e capire in qualche modo se eh, si perdono le tracce, se eh, poi queste persone non si sa bene dove vanno, insomma questo non è che ci rassicura. Però certamente l'Italia è geograficamente un paese esposto e proprio per questo dovrebbe ricevere dall'Europa un sostegno che oggi purtroppo non riceve. Salusti, quando sentiamo anche da diversi commentatori sui giornali che insomma siamo un popolo di migranti e che quindi dovremmo vedere questo eh, brutto spettacolo eh, in maniera diversa, dovremmo essere più buoni, dovremmo ricordarci di quando noi andavamo... In America, eh, lei cosa pensa? No, penso che credo che ce ne ricordiamo, ce ne ricordiamo bene. Eh, eh, giustamente, e te ne ricordiamo a tal punto che, come ha appena ricordato l'onorevole Gelmini, l'Italia credo sia uno dei paesi più solidali al mondo, dove la solidarietà è, è di casa, al Nord soprattutto, ma in generale, non voglio fare distinzioni. Milano è famosa per essere una delle città più solidali del mondo, ma quando noi siamo migrati non è che abbiamo invaso. Quell'equivalente del pianoso di cui parlavo prima era sì. l'isolotto fuori Manhattan dove ci sono ancora i registri delle persone che arrivavano, venivano identificate e in base alle quote che New York era disposta ad accettare, poi passavano sulla terraferma, molti di questi signori sono diventati sindaci, governatori, si sono integrati con la cultura americana, rispettano la bandiera americana, poi eh, ci è arrivata anche la mafia ovviamente, no? non è che abbiamo importato soltanto governatori e, 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 e scienziati. Eh. Allora è questo che manca all'incontrario. A il rispetto del posto dove vanno e B una, comunque un controllo e una selezione nell'interesse reciproco. Finché non ci sarà quello. È vero che quei numeri che abbiamo visto dice: eh, ma sono solo 13.000, no, sono 13.000 richiedenti asilo. Esatto. Ma le persone che transitano è come degli unni che avanzano, sono, ma non per colpa loro che sono unni perché. Poveri, abbandonati, senza soldi, non sanno una lingua, come vuoi che campino, campano eh, come possono, sono centinaia di migliaia ogni anno. È questo da, da mettere fine, non ai 13.000. Ben vengano i 13.000. 13 bisogno la Forgia, che risposta possiamo dare in sintesi su questo? La proposta di Pianosa è anche quella che dicevano, diceva il Movimento 5 Stelle di, formare, di rafforzare le ambasciate che sono in Africa. È fattibile. No, intanto un complimento a voi perché tanto con la telefonata al dottore prima quanto adesso con questi numeri state dimostrando di fare del, del giornalismo buono perché spesso non viene data la restituzione eh, vera della realtà. Eh, io ho sentito anche esponenti politici dire che c'è un rischio, malattie, che bisogna assolutamente eh, stare alla larga da queste persone. Il dottore ha detto che non c'è alcun rischio di questo genere c'è un minimo rischio, non è proprio un alcun rischio ha Insomma, detto adesso, le condizioni po posto, sono difficili posto che la scabbia appunto non, non c'è solo in Africa, c'è in tutti i paesi anche quelli più avanzati eh, e, ha, e ha dimostrato e ha detto dal punto di vista del, del suo parere scientifico che non c'è alcun rischio e poi i numeri degli ingressi sono significativi perché effettivamente il, paese, il nostro paese è un paese di transito, voi sapete quanta gente è transitata da Milano ed è poi rimasta Effettivamente, in questa città sì, tra Milano e Provincia, sì. in questi mesi 200 persone. Allora 200 la fermo persone. perché devo salutare Maria Stella Gelmini che ci deve salutare a questo grazie. punto della serata. Grazie, grazie davvero di essere stata dei grazie nostri. Alessandro Salusti, grazie davvero. Vi abbiamo trattenuto più del dovuto. Grazie. Perdonateci, grazie. i patti erano di farlo qualche minuto prima. Grazie a entrambi. Eh, io eh, faccio così, direi ci fermiamo un attimo: il tempo di preparare eh, una grafica al volo che chiedo alla redazione perché vorrei parlare di blocchi navali. E mh, dicevo c'è un, un importante eh, eh, diciamo, capitano, no, di più, generale dell'esercito che ha detto una cosa importante su questo. Ve la raccontiamo tra pochi secondi. State lì. Bentornati. Allora, eh, l'Europa fa muro. Abbiamo scritto alla cima del vostro televisore ed è il titolo di questa trasmissione che vuole eh, così raccontarvi nei fatti cosa sta succedendo in Europa. Intanto si parla di soluzioni. E eh, prima si diceva in questo studio che una delle soluzioni che potremmo portare avanti è quella di, fare delle, eh, di rafforzare le ambasciate nei paesi africani. Una cosa alla volta, Stefi, da casa. Che ne pensano? Allora, te lo dico subito, giusto nel momento in cui sono uscita dalla pagina per vedere se c'erano per aggiornare, per vedere se c'erano delle notizie del, dei commenti Previsione nuovi. Verità. Sì, appunto. Una scuola, vabbè che oggi c'era la terza, pre, terza eh, prova d'esame. Allora vediamo. Sì. Questi te l'ho già letto. Allora ti leggo questo che è eh, un po' lungo, però ti leggo diciamo, la parte centrale. Allora Giuditta dice che eh, sostanzialmente pur non essendo d'accordo con eh, Salvini sostiene che eh, a proposito di sicurezza non voglio sembrare razzista, non sono buonista e non voglio e non posso dimenticare gli ultimi episodi di stranieri benché sudamericani e non nordafricani che tagliano il braccio a un capotreno e chiedono scusa, decapitano una persona e lanciano la testa nel giardino di sotto. Io in questo schifo di degrado non voglio vivere, non voglio avere la paura di prendere la metropolitana o girare da sola mm. per strada. Poi ce n'erano altri, te li leggo tra pochissimo perché appunto eh, volevo aggiornare. Laura Ferrara, è giusto mettere insieme tutte queste... Storie. Eh, io percepisco quando arrivano questi messaggi un sentimento che insomma, abbiamo tutti. Cioè uno apre eh, il giornale, guarda il telegiornale e si trova tutte queste notizie insieme. Sono collegate, centrano con il problema dei migranti e quanto? Ma, eh, innanzitutto, eh, per quanto riguarda il tema sicurezza, mi viene da dire che l'insicurezza che vivono oggi i cittadini deriva eh, non solo dall'immigrato, dallo straniero, ma eh, dalla, dallo Stato, dal governo che non riesce a dare un senso di sicurezza, non riesce ad assicurare una sicurezza pubblica. Per cui eh, il problema che secondo me potrebbe fare da collante per tutte le situazioni che correlate al, al tema immigrazione, che sia la sicurezza, che siano gli aspetti sanitari, che sia eh, sì. la gestione degli arrivi, eh, è eh, sicuramente la eh, volontà politica. È uh, l'adeguatezza delle proposte che si portano avanti. Sì. Uh, bisogna, trovare, bisogna, provare, bisogna trovare un capro espiatorio. Sì. Perché uh, chi non riesce ad assumersi le proprie responsabilità deve puntare il dito contro gli altri. Uh, in questo caso il capro espiatorio è l'immigrato. Sì. Tornando al discorso della sicurezza, della, degli aspetti sanitari, ad sì. esempio. Uh, tempo fa io ho fatto un'ispezione sì. ad un centro di accoglienza per richiedenti asilo, uh, dove gli aspetti sanitari erano uh, risolti semplicemente. Chi Chiedendo eh, all'ospite immigrato se stesse bene o meno e gli veniva eh, misurata la temperatura corporea. Non gli venivano effettuate delle analisi, nessun prelievo del sangue, qualora vi fosse eh, un rischio di scabbia, gli veniva fatta una doccia disinfettante e mandato via nei container assieme eh, ad altri eh, migranti senza rispettare i giorni di isolamento. Questo dove, Questo dove, voglia... dove vuole andare a parare? Ma dove aveva trovato questa situazione? Ripetiamolo: eh, in un centro di accoglienza. Per i chiedenti asilo uh, della Calabria. Io cioè, non c'erano controlli. Non c'erano controlli, non c'erano assolutamente controlli sanitari. Lei ha denunciato questa cosa? Assolutamente, ho presentato un esposto alla Procura, sono in corso delle indagini. Uh, dove voglio andare a parare? L'Italia riceve uh, milioni, centinaia di milioni di euro dall'Europa anche per assolvere a problemi uh, come questi. Uh, ha ricevuto circa 600 milioni di euro uh, fino sì. ad ora e ne riceverà più di tre. 300 milioni uh, dal 2015 in poi. Uh, fondi che servono per l'accoglienza, per l'integrazione sociale, per il rimpatrio. Che fine fanno? Come, allora, fine fanno, allora, come vengono allora. spesi? Se ad oggi stiamo parlando, stiamo continuando a parlare di questi problemi è perché evidentemente uh, o non si sanno spendere o vengono spesi in maniera alternativa. E voglio dire, abbiamo uh, i casi di mafia capitale che insegnano come vengano spesi questi soldi, come uh, gli immigrati vengano visti come come una fonte di guadagno eh, ineguagliabile, eh, e, di, e questo che cosa genera? Eh, genera odio, eh, genera razzismo, genera intolleranza. Ma su questo, eh, Ferrara, vorrei sentire anche la Forgia, perché io non vorrei che facciamo passare a casa delle cose tutto uguale. Cioè, abbiamo appena sentito che c'è un centro d'accoglienza in Calabria dove non vengono effettuati i controlli sanitari. Quindi il prof ci ha detto prima: ok, c'è poco, eh, c'è un problema minimo di. Eh, contagio e di malattie, ma se poi i controlli non vengono fatti la situazione viene ribaltata. Cioè, io davanti a una cosa del genere, fossi un rappresentante del governo, insomma mi alzerei da questa sedia e andrei immediatamente a cercare di capire cosa è successo. Non c'è dubbio, credo anche ci siano state delle interrogazioni di altri deputati sì. italiani su, su quel caso, così come su altri casi, per cui lì bisogna semplicemente aumentare i controlli. In questo caso si parlava di un cara appunto di un centro di accoglienza per richiedenti asilo. Eh, alcune situazioni simili, simili esistono in altri casi, eh, bisogna aumentare i controlli, dopodiché questo non toglie nulla alla discussione che stiamo facendo, la discussione che stiamo facendo riguarda innanzitutto la restituzione della fotografia, voi avete dato dei dati che sono molto interessanti e ci dicono quanto l'Italia stia facendo un grande sforzo. Ma non siamo davanti all'invasione. Siamo, siamo davanti a un fenomeno complesso che noi possiamo gestire, ma non possiamo Questo, gestire. Esatto, da soli. peggiora Questo però le cose. Punto. Perché se, se non siamo davanti a un'invasione, Consiglio, e ci troviamo eh, i profughi nelle stazioni e ai confini vuol dire che qualcuno non le sa gestire. Sì, posso aggiungere un'altra sì. cosa? Che quando parliamo del nesso tra ehm, criminalità e diciamo, sì. fenomeni migratori. Dovremmo correggere questo nesso e dire che esiste invece un fenomeno, una correlazione tra sicurezza e degrado, di qualsiasi diciamo, origine sia questo degrado. Per cui se noi ammassiamo in, faccio un esempio naturalmente, ne potrei fare tanti altri, in un quartiere ghetto persone che siano immigrati o che siano eh, italiani, lì... Ci sono i germi per il degrado e lì nascono fenomeni legati alla criminalità e quindi lo stato di insicurezza. Questo è il tema su cui noi dobbiamo diciamo basta no, mettendo io risorse in più sulla sicurezza e, e facendo delle politiche e adesso arrivo anche ai ragazzi su questo perché vorrei che un commento è che mi sembra che anche qui la politica commenti qualcosa che dovrebbe curare invece se ne lamenta cioè se non è un'invasione no, se non è un'invasione come dice di risorse che vanno messe sul piatto come eh, eh, Ferrara ha sicurezza. detto che i, risori, i soldi ci sono allora se i soldi ci sono non serve altre su risorse se non, non c'è l'invasione è dubbio e ci troviamo con le, le, le stazioni con gli, i profughi qualcuno si dovrà assumere questa Colpa, figuriamoci se ci fosse l'invasione, no? Sì, sì, non c'è dubbio. Stavo parlando del comparto della sicurezza, a proposito di sicurezza, su, su cui va, va fatto uno sforzo in termini di risorse. Noi abbiamo fatto una parte, magari sarà piccola, eh, altri governi, questa parte Cons non hanno. Consiglio, cosa parte. manca a questo ragionamento? Allora, faccio una una, lei, una. una battuta. Eh? Allora, noi abbiamo approvato Camera e Senato, abbiamo approvato una legge sul, contro il negazionismo. Sì, allora la Boldrini ha dato un numero 60.000 sono uh, sbarchi io non so se questa intervista è di 7 8 9 mesi fa o 6 di due giorni fa l'altro giorno perché vuol dire che eh, la signora Boltrini è assolutamente fuori da tutti i livelli che non ha in mano i dati quelli giusti i dati ve li ho dati io prima il su 160 170.000 sì. 60.000 chiedono L'asilo sì? e 6.000 sono quelli che ne hanno diritto, questi sono i numeri, non ce ne sono degli altri. Se poi questa non è invasione, chiamiamola. Co Cos'è questa? Una, una, mi, di, mi dica la, la soluzione. Il Movimento che... 5 Stelle dice rafforziamo le ambasciate in Africa, ma, ma è, una, è assolutamente una soluzione. Ci sono probabilmente da inquadrare anche in Libia cosa, sta, cosa cavolo sta succedendo con queste 150-160 bande armate che girano per la Libia. Che Io direi che un rafforzare occasion... un'ambasciata sì, dove c'è stai... la guerra potrebbe non essere un'idea. È vero, ma non arrivano tutti da lì. Mm. Questo è il problema. Perché quelli che arrivano, arrivano, dalle, da... guerre, arrivano dalle guerre sono quelli che hanno diritto all'asilo. Mm. E fanno tutte le loro richieste, eccetera, eccetera. Il problema è che c'è una gran parte dei paesi africani, dove si pensa, e stanno pensando, e forse gli abbiamo dato questa abitudine, che qua in Europa ci sia il ben godi, non c'è nemmeno qua, allora, il problema è questo. Allora, sì. un'altra questione, continuiamo a dire che abbiamo bisogno di immigrazione, va benissimo? Io però nel mio comunello di 1600 abitanti ho almeno 100 ragazzi che non hanno un tubo da fare. Allora se uno mi spiega queste cose io sono contento, se no stiamo parlando di aria fritta e i signori che sono a casa non ci seguono, perché io ho una telefonata su un'altra tras un trasmissione. Mi, eh, eh, questa signora diceva, ho una sorella che non riesce a, ad arrivare a fine mese, ha i figli che sono tutti disoccupati e ha utilizzato il termine immigrati, dall'altra parte mi sono sentito parlare di una disquisizione, di un'ora sul termine migrante immigrato. E il problema della signora era stato assolutamente accantonato. Noi, noi politici dovremmo parlare in modo più semplice, parliamo in modo Ragazzi, normale. Ragazzi, mi dite cosa avete capito finora di questa trasmissione, qual è la soluzione che più vi è piaciuta rispetto a quelle che avete sentito? Non so se seguivate. Eh, sì, perché... sì, no, mi seguite. <ride> Ma diciamo che cioè, il problema dell'immigrazione è, è un problema che c'è sempre stato. Qual è la differenza di questo che è così urgente? Cambiano i numeri. Ma la soluzione, più... quale deve soluzione? Essere, secondo, secondo, te? secondo me, ora allora, intanto risolverlo lì come si è detto qua è un'ottima strada. Ecco, mi saprebbe... Risolverlo lì mi piacerebbe quindi molto averlo più in drive concreta, Rafforzare l'ambasciata cosa vuol dire? Mi è stato detto che bisogna risolverlo lì, però vorrei capire un po' di più. Cosa vuol dire, vuol dire questo risolvere? Ferrara, lì? cosa vuol dire l'ambasciata? In quale paese? In Libia dove c'è la guerra? Allora sicuramente in Libia è proprio l'esempio più sbagliato, perché eh, ora come ora, eh, in assenza di un governo, non, non c'è un interlocutore con sì. cui andare a trattare. Per cui l'idea è quella di potenziare le ambasciate e i consolati nei paesi di origine o eh, dove non è possibile nei paesi di transito. Per cui nel caso della Libia è evidente che non sarebbe possibile, si andrebbe a eh, individuare un altro paese limitrofo. Uh, come, si come si potenziano? Uh, si potenziano con uh, un surplus di uh, funzionari, un aumento di uh, funzionari e uh, un invio da parte del dell'Unione Europea di funzionari delle agenzie europee che si occupano già ora di identificazione, di raccolta di dati e di raccolta di informazioni sui richiedenti asilo. Non in Libia però, in altri paesi. In in Libia, quindi quelli che vengono dalla Libia ce li becchiamo sarebbe. lo stesso. In no, non è questione che ce li becchiamo lo stesso. Eh, ripeto, si, si fa riferimento a paesi di transito. Eh, non, non è necessariamente nel paese di origine che eh, si può e si deve eh, effettuare un potenziamento delle ambasciate e dei consolati. Quindi abbiamo è... eh, migranti che arrivano dalla Siria, dall'Eritrea. Eh, abbiamo eh, veramente <ride> diversi Quindi paesi. Sono questi interessati. posti: Siria, Eritrea, dove bisognerebbe fare delle ambasciate più. Si potrebbe pensare a questi paesi. È, è fattibile la forgia, questa cosa? Si, può fare, però si bisogna, può fare, però bisogna considerare che ci sono delle situazioni molto, molto complicate dove non ci sono neanche le ambasciate dei eh, cioè, esatto. paesi. Le ambasciate allora, dei paesi sono state ritirate, cioè gli ambasciatori sono stati richiamati eh, a casa. Cioè, cioè, questo, questo, è, sì, questo, è, questo è il quadro. Questo. Si è parlato, non so se qualcuno di voi, magari consiglio, è a favore del blocco navale, se ne parlava tempo fa. No, io assolutamente sì, le dirò anche di più. Abbiamo avuto in prima commissione una. Settimana scorsa sì. alcuni esponenti della marina militare, sì. alcuni generali, eccetera. Sì. Dove loro hanno esposto in modo, diciamo così, semplicemente complicato il lavoro che facevano, cioè che hanno cercato di ridurre ai minimi termini, chiaramente per sì. l'audizione. E cosa succede? Succede che loro dicono che ogni vita che viene salvata è un miracolo di Dio e ci mancherebbe altro. Il problema è che tutte le volte che parte un barcone dalla Libia o da qualsiasi altro paese, potenzialmente noi. Queste vite le mettiamo non più in mano a Dio, ma le mettiamo in mano a qualcos'altro. Allora, questo è il grosso problema. Io vorrei farle vedere a lei, a chi ci segue da casa, la grafica 4, perché ieri Claudio Graziano, capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, ha detto un blocco navale è un'azione di guerra, sarebbe controproducente, siccome in nessun caso viene meno il dovere di salvare le vite dei naufraghi, i barconi punterebbero contro le navi del blocco. Allora, consiglio, come si, come si mette insieme la voglia di blocco navale con, le, con la frase che del, del capo di Stato Maggiore? C'è qualcosa che ah, non va? No, allora... Eh. Il problema è che questi signori quando partono, con la disperazione a vario titolo, sì. è, è chiaro noi siamo andati a prendere sulle coste della Libia. Signore, non dimentichiamoci queste cose qua. Ne abbiamo tirati su anche qualcuno che era lì in vacanza, l'abbiamo messo con la sdraia in mano sulla nave e le abbiamo portati qua. Eh, che si sono trovati nei, nei centri e non sapevano neanche loro il perché. Adesso stiamo, stiamo un po' attenti però. Lui ha perfettamente ragione per quanto riguarda il compito che lui ha però la politica ha un altro compito e lui sta sotto la politica, il buon generale. Se noi facciamo della buona politica, lui sarà un bravo generale. Se noi facciamo della cattiva politica, lui sarà un cattivo generale. Allora la decisione che possiamo prendere a livello italiano, europeo, francese e quant'altro. Io, ma facciamoci una domanda molto semplice: perché non sbarcano in Spagna? In Spagna c'è tanto così, anche sulla cartina. Perché giornata. non sbarcano in Spagna? No. Risposta? È perché, ma perché o gli sparano o li rimandano indietro? Eccetera, eccetera, eccetera. Io non so se è la soluzione è perfetta, però loro vanno dove c'è il ventre molle di questa Europa. Siamo il ventre molle d'Europa, dice la Lega. Ragazzi, domande finali, diciamo. Giulia. No, io forse non, non so se è dovuto a un buonismo che è in me o comunque a un, un pensiero sì. semplicemente, ma io credo che non è tanto una questione di risolvere il problema nelle ambasciate. Cioè, noi dovremmo veramente aiutare queste persone in loco, cioè non eh, politicamente parlando. lì Proprio aiutarli, perché alla fine l'Italia, noi siamo un popolo che alla fine ha sempre aiutato, sempre cercato di aiutare. Il problema è adesso che non c'è più spazio, non, non possiamo più veramente ah, come, come è stato. Tutti d'accordo allora, nell'aiutarli lì, va capito come un passare... no. esempio dopo? Sì, prego. Sì, una domanda rapidissima. Uh, il senatore parlava del caso spagnolo. Non è del tutto esatta la cosa, perché nelle colonie di Saute-Meriglia in realtà ogni giorno ci sono casi incredibili di donne che cercano di partorire sul confine per poter far nascere i loro figli spagnoli, e quello in realtà è un caso molto delicato. Poi, per quanto riguarda il blocco navale, a parte che mi sembra una misura vagamente ottocentesca come schema, però il problema probabilmente sarebbe quello della. Nella politica dei respingimenti e quello dei rimpatri. Ecco, secondo me il governo Renzi non mi sembra molto efficace sul fatto di stringere nuovi accordi di rimpatri con i paesi d'origine. È qualche, ormai qualche mese che non vengono stati nuovi accordi. Allora, replica e risposta su questo, partiamo dalla Forgia, poi sentiamo Ferrara. Allora, voglio sfatare semplicemente un mito, che è quello per cui con Mare Nostrum noi andavamo a prendere gli immigrati da, dalla Libia. Eh, perché era un'operazione appunto di, sì. di, di accoglienza e invece con Triton, che soltanto di pattugliamento, li abbiamo respinti. Dato al 10 maggio 2014 con Mare Nostrum sono sbarcati 35.000 immigrati. E 206. Al 10 maggio 2015 con Triton sono sbarcati 36.201 migranti. Ho oh, davvero pochi secondi. Una, un, un, un finale da parte di Laura Ferrara a proposito di quello che ha scritto dei ragazzi, no, come una replica. Eh, in merito all'aiutarli lì in loco, sono assolutamente d'accordo e eh, rientra nelle proposte a lungo termine. È evidente che eh, nel momento in cui si deve fronteggiare nell'immediato eh, una gestione mm. fallimentare dei flussi migratori, dire aiutiamoli in loco, che si parla di relazioni internazionali e Tant'altro richiede molto più tempo, per cui sicuramente d'accordo, ma come misura a lungo termine, nell'immediato, le proposte che abbiamo fatto, che siano potenziare le ambasciate o i consolati o creare dei tempo. centri ad hoc di identificazione, cioè eh, nulla di preclusivo. È molto chiaro, ragazzi il selfie, purtroppo siamo in chiusura, so che and dovremo andare avanti, il selfie chi lo fa? Eh, lo volevo farlo io con l'onorevole Ferrara. Ah, ok, allora mentre vi preparate per il traio. selfie venite sul palco. Posso leggere l'ultimo commento? Sì, mentre vado dalla nostra Merlettaia allora, leggi l'ultimo commento. Luca che dice il problema non sono quote percentuali ma come vengono impiegati e accolti. Inutile accogliere persone per poi lasciarle sugli scogli nelle stazioni. Non voglio poi toccare il discorso della speculazione degli immigrati. Questo era Luca. Va bene, consiglio una replica su quello che ha sentito. Ah, credo che siamo perfettamente in linea. Siamo allora, i buonisti, poi non riusciamo a risolvere nemmeno i problemi dei nostri ragazzi, nemmeno i loro problemi, farli venire per poi rimpatriarli mi sembra il gioco del risico senza dadi, non lo so se questa può essere una soluzione. Mentre eh, io spero che stasera qualche idea eh, più chiara ve la siate fatta. Io eh, adesso ho il rap di Vales che lancio sempre con piacere e il selfie l'avete fatto ragazzi, io vi, vi ho perso. Sì, sì, sì. L'avete già fatto, il selfie hanno scelto il loro personaggio bene. La nostra Merlettaglia, come è, com è andata questa sera? Finito. Cosa ha, fatto? ha finito. Ecco, per fare questa, praticamente questa, ricordiamo come si chiama, che se no, io sbaglio. Ci, ci è voluto, come vedete, quasi un paio d'ore. Figuratevi fare poi delle cose così, eh? Grazie per esistare dei nostri. Mi dice, magari la faccio alzare al volo. Eh, uno di questi quadri che lei ha fatto, quello a cui è più legata? Quello più legato sarebbe questo. Perché? Mi piaceva, di più, Le piaceva mi... di più. Ho impiegato sette mesi a farlo. Quello che ha vinto il premio invece è questo. È questo questo. qua. Che premio ha vinto? Il primo premio della regione Lombardia. Ok. E poi questo ha vinto un altro premio sì. eh, a Barcellona. Sì. Un premio d'onore. Complimenti! Io ho scoperto che non ci sono merlettai neanche presunti o aspiranti in studio. Forse Giulia, signora venga con me, finiamo la puntata insieme. La porto da Giulia che mi ha detto che sapeva un po' di cucito, giusto? Allora si metta qua, mi faccia guardare, le spiega minimamente come si fa. Tutti qua ci sediamo e ci mettiamo ad ascoltare il finale di Vales. Yes! Ok. Ok, ok. Okay. siamo al punto di partenza, l'Italia si fa un 4, l'Europa indifferenza Sì, siamo al punto di partenza, al punto di partenza, non possiamo farne senza Sì, ok, iniziamo da Ferrara, che però è di cosenza Io dico sempre, politici un po' di coerenza Ok, io non sono d'accordo, la forgia, che l'Italia si fa un 4 e l'Europa non appoggia Mi riferisco a quello che diceva la Boltrini, sono... Giusto 60.000 clandestini, sì, sono 60.000 clandestini, ma c'è gente che non ha da mangiare ai propri bambini. Ok? Io vi do un consiglio, fate in modo che su quei barconi ci sia vostro figlio. Così magari riflettete, pensate e vi mettete nei panni di queste persone disperate, ok? Grazie a Valèsi davvero per essere stato dei nostri, grazie alla nostra Merlettaglia, grazie ragazzi, grazie Laura Ferrara, grazie Francesco La Forgia, grazie a voi per averci seguito. Ci si vede, se volete, la prossima settimana a partire dalle 21.21.5 circa. Buonanotte. Un programma in collaborazione con Primi in Europa. Scegli la qualità dei farmaci TEVA.